Buonasera, oggi facciamo una lezione interamente dedicata ad esercizi, ad esempi, cioè di applicazione dell'integrale definito. Abbiamo visto nella lezione precedente che l'integrale definito ha il significato di area. Ci fa calcolare l'area sottesa da una curva. Purché una curva si possa esprimere con un'equazione y continua y uguale a f di x, una curva gamma di equazione y uguale a f di x, l'area sottesa da questa curva nell'intervallo di interesse, no? Ad esempio per x variabile fra a e b, è l'integrale definito della funzione f di x in dx appunto da a b. Quindi, calcolando un integrale definito, noi calcoleremo delle aree. Allora, qual è il problema? Se ricordi, l'area sottesa dalla curva, nell'esempio che normalmente si fa quando si spiega teoricamente questo argomento, è un'area compresa tutta nel primo quadrante. Area sottesa da una curva si intende la porzione di piano compresa tra la curva e l'asse x. Quindi parliamo di primo quadrante. Allora, quindi il caso più semplice è che la curva sia interamente contenuta nel primo quadrante, no? X variabile da AB, magari A e B sono entrambi numeri positivi. Ci potrebbe essere qualche problema quando l'area sottesa, quando la curva attraversa l'asse X. In quel caso, per area sottesa si intende la curva che va, la porzione di piano che va tra la curva e l'asse x, cioè l'asse x sta sopra e la curva sta sotto. E infatti di questo noi adesso faremo un esempio molto istruttivo. Ti farò vedere, ad esempio, che l'integrale di sen x in dx da 0 a 2π greco, hai presente la sinusoide, no? La sinusoide va da 0 a 2π greco per il valore dell'angolo e però da 0 a π greco è positiva, da π greco a 2π greco è negativa. Ora, tu avrai presente sicuramente la curva della sinusoide, la sinusoide. Ora faremo esplicitamente questo integrale, però capisci bene che l'area sottesa dalla sinusoide, per esempio, si intende l'area nel primo quadrante da 0 a π greco, ma per area sottesa da π greco a 2π greco, poiché la curva attraversa l'asse x e va nel secondo e sconfina nel secondo quadrante, per area sottesa si intende sempre l'area fra l'asse x e la curva. Ecco, qual è il problema? Che l'area del secondo quadrante è da intendersi negativa. Perché sta nel quarto quadrante, pardon, nel quarto quadrante, l'area del quarto quadrante è negativa perché ha una dimensione positiva e una dimensione negativa, il prodotto è negativo. Però l'integrale da 0 a 2π greco di sen x in dx vedrai motivi di simmetria, considerazioni di simmetria ci permettono di concludere che sarà nullo. Perché questo? Perché è composto da un'area positiva, da 0 a π greco, e da un'uguale area però negativa, da π greco a 2π greco. Io adesso ti calcolerò l'integrale da 0 a 2π greco e ti farò vedere che viene 0. Ma sicuramente l'integrale da 0 a π greco di sen x in dx sarà sicuramente positivo. L'integrale da π greco a 2π greco di sen x in dx avrà il valore opposto all'integrale precedente, in maniera che la somma dei due faccia 0. Chiaro? Però ovviamente il fatto che l'integrale di sen x in dx da 0 a 2π greco sia uguale a 0 non vuol dire che la sinusoide non racchiude nulla, no? Non ha nessun'area sottesa. Vuol dire che sottende prima un'area positiva e poi un'area di uguale valore assoluto però negativa. Poi l'integrale definito si presta anche, ma questo dobbiamo disegnare perché, perché risulti comprensibile, si presta anche diciamo, calcolare l'area compresa fra due curve. Se noi abbiamo due curve che si intersecano in due punti in maniera da racchiudere una determinata superficie di piano, l'area racchiusa da quelle due curve si calcola tranquillamente attraverso l'integrale definito. In questo caso si potrebbe dimostrare facilmente che basta fare l'integrale definito della curva che sta più su meno la curva che sta più giù. Questo, l'integrale definito di questa differenza ci darà l'area compresa fra le due curve. Ovviamente faremo un esempio anche di questo.
Allora, se devo calcolare l'integrale da 0 a 2π greco di sen x in dx, dunque, intanto possiamo vedere geometricamente che cosa devo avere. Ecco, praticamente questo integrale qui, da 0 a 2π greco, sarebbe y uguale sen x, la sinusoide è questa, come dicevamo prima, vedi, qui abbiamo π greco mezzi, qui π greco. 3π greco mezzi, 2π greco. E allora, l'integrale da 0 a 2π greco, vedi, è quest'area qua, più quest'area qua. Ecco, era questo quello che volevo dire nell'introduzione. Vedi, per area sottesa da π greco a 2π greco, si intende quella che ho appena ombreggiato. E è da intendersi negativa. Ma siccome è uguale a questa, a quella sopra, allora l'integrale da 0 a 2π greco sicuramente dovrà venire 0. Vediamo. Ah, l'integrale da 0 a 2π greco di sen x in dx quant'è? Seguendo il teorema alla formula di Newton-Leibniz abbiamo praticamente meno cosen x, perché l'integrale di, ti ricordo che l'integrale di sen x è meno cosen x, l'integrale di cosen x è sen x, ma l'integrale di sen x è meno cosen x, abbiamo meno cosen x, la primitiva per così dire principale di sen x, da 0 a 2π greco. Cosa significa questo? Ti ricordo sempre la lezione precedente, meno coseno di 2π greco meno coseno di 0, e a tutti questi segni meno dobbiamo stare attenti se non sbagliamo. Quindi abbiamo meno coseno di 2π greco più coseno di 0. Il coseno di 2π greco è 1, e quindi col meno davanti qui abbiamo meno 1, più il coseno di 0 è 1, meno 1 più 1 sicuramente fa 0. Come appunto avevamo preannunciato, l'integrale, considerazioni di simmetria ci permettono di affermare subito che l'integrale da 0 a 2π greco di sen x in dx è uguale a 0. Questa è la dimostrazione tramite il teorema di Newton-Leibniz. Chiaro? Benissimo, vediamo un altro esempio. Gli altri esempi li prendiamo chiaramente dal libro, però dunque una cosa, un esempio particolarmente istruttivo può essere questo. Allora, calcola l'area della regione piana compresa, qui dobbiamo stare attenti, calcola l'area della regione piana compresa fra la parabola gamma di equazione y uguale x quadro. Ecco, io di equazione ti consiglio di scriverlo sempre con due punti. Due punti si legge di equazione. La parabola gamma di equazione y uguale x quadro e la retta r, sempre di equazione, y uguale 3 mezzi x più 1. Allora, magari prima visualizziamo questa, la regione di piano di cui dobbiamo calcolare l'area, poi procediamo al calcolo. Allora, praticamente per visualizzarla, la parabola di equazione y uguale x quadro è abbastanza semplice, perché ne abbiamo parlato anche in una delle lezioni precedenti e abbiamo... E dunque passa per il punto 0 0 1 1 2 4, quindi la parabola più o meno è questa, e una cosa simile ci sarà per l'altra parte. Una cosa del genere. Questa è la parabola di equazione y uguale x quadro. La retta di equazione y uguale 3 mezzi x più 1, tramite la tabella la facciamo subito. Per x uguale 0 abbiamo 1, per x uguale 1 abbiamo 3 mezzi più 1 che fa 5 mezzi, e per x uguale 2, meglio avere altri punti, abbiamo 4. Quindi la retta passa è dal punto di ascissa 0 ordinata 1 e dal punto di ascissa 2 è ordinata 4. Quindi la retta R è questa.
la retta R di equazione x uguale 3 mezzi x più 1 e la parabola gamma che invece è questa di equazione y uguale x quadro. E allora, qual è l'area della regione piana compresa fra la parabola gamma e la retta R? Ovviamente l'area è questa. Quindi, e in questo caso non ha senso, è inutile andare a vedere quali sono i quadranti coinvolti, che ci sia questo pezzettino di area nel secondo quadrante non ha importanza. Per avere l'area racchiusa basta fare l'integrale della curva che viene prima meno la curva che viene più giù. Cioè, in sostanza, se le curve fossero state per esempio queste, questa la curva gamma 1 di equazione y uguale f1 di x e questa la curva gamma 2 di equazione y uguale f2 di x, per avere quest'area sottesa qua bastava fare semplicemente intanto determinare i punti di intersezione A e B fra le due curve. Diciamo A la scissa del punto A grande e B la scissa del punto B grande, e B piccolo la scissa del punto B grande. Qui bastava fare l'integrale definito da A a B appunto di F1 di X meno F2 di X tutto in dx, semplicemente. Ma indipendentemente che le curve siano tutte nel primo quadrante o parzialmente primo, secondo, terzo, quarto, semplicemente basta fare l'integrale della funzione che viene prima sul piano meno la funzione che viene dopo, qui f1 meno f2. Quindi è chiaro che tu devi capire in qualche modo quale curva è su e quale curva è più giù. Ci siamo? In questo caso, nell'intervallo di interesse, dicendo A e B i due punti di intersezione, il punto B di intersezione praticamente già ce l'abbiamo, perché il punto di ascissa 2 ordinata 4. L'altro punto bisognerebbe ancora calcolarlo. Comunque, fra i due punti di interesse, perché l'integrale dovrebbe estenderlo da xA a xB, per così dire, no? E xB sappiamo già che è uguale a 2. Praticamente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare attenti al fatto che qui è la retta che sta su e la parabola che sta giù. Quindi dovremo fare l'integrale dell'equazione della retta, cioè 3 mezzi x più 1 meno l'equazione della parabola, che è appunto x quadro. Ci siamo? Quindi dovremo fare questo integrale in dx e definirlo da x a, che ora dobbiamo vedere quant'è, fino a 2, che sarebbe xb. Quant'è x a? Risolviamo il sistema. 3 mezzi x, y uguale 3 mezzi x più 1, y uguale x quadro, e vediamo subito qual è la scissa, quali sono le intersezioni. Allora, prendendo un altro foglio per semplicità, come risolviamo questo sistema? 3 mezzi, la risolvente sarà, è praticamente continuo da questo sistema, la risolvente sarà 3 mezzi x più 1 uguale x quadro, che significa x quadro meno 3 mezzi x meno 1 uguale a 0, cioè 2x quadro meno 3x meno 2 uguale 0. Risolvendo questa equazione di secondo grado avremo l'intersezione fra la parabola e la retta, come deve essere, perché un sistema di secondo grado avrà due soluzioni. Allora, x sarà uguale a 3 più e meno radice quadrata di 9 più 16, praticamente, perché 4 per 2 è 8 per 2 è 16, diviso 4 uguale 3 più e meno, 16 più 9 fa 25, la radice quadrata è 5, diviso 4. Ci siamo? Ecco, non c'è bisogno che io ti lasci il tempo per comprendere i calcoli, perché tanto puoi interrompere la video lezione come ti pare. E allora, la prima radice, ti raccomando, mi raccomando, la prima radice è sempre la più piccola, la seconda sempre la più grande. 3 meno 5 fa meno 2, quindi meno un mezzo. 3 più 5 fa 8, quindi x2, 8 diviso 4 fa 2, come già sapevamo. Quindi vedi, i due punti di intersezione della retta e della parabola sono meno un mezzo e 2. Allora, quell'integrale va fatto
da integrale da meno un mezzo a 2 di 3 mezzi x più 1, 3 mezzi x più 1 meno x quadro in dx. Vediamo prima qual è la primitiva della funzione integranda, no? La primitiva di 3 mezzi x è 3 quarti x quadro, 3 quarti x quadro più x meno un terzo x cubo, e 3 quarti x quadro più x meno un terzo x cubo. Ci siamo? Quindi fi di 2 sarà uguale a 3 quarti per 4 più 2 meno un terzo per 8. Quindi abbiamo 3 più 2 meno 8 terzi, 5 meno 8 terzi, praticamente farebbe 7 terzi. Quindi fi di 2 lo scriviamo qua, è 7 terzi. Poi dobbiamo calcolare fi di meno un mezzo. Fi di meno un mezzo sarebbe che cosa? Siccome la primitiva è fi di x, 3 quarti per meno un mezzo al quadrato, cioè un quarto. Poi meno un mezzo, perché x è uguale a meno un mezzo, meno un terzo per meno un mezzo al cubo, ma meno un mezzo al cubo vuol dire meno un ottavo. Quindi 3 sedicesimi meno un mezzo più un ventiquattresimo. Chiaro? E 3 sedicesimi meno un mezzo più un ventiquattresimo quanto fa? Ecco, fi di meno un mezzo, lo rifaccio per maggior chiarezza, dunque fi di meno un mezzo quant'è? Dobbiamo dare a fi il valore, riscrivo anche qua che fi di x è uguale a 3 quarti x quadro più x meno un terzo x cubo, quindi fi di meno un mezzo a che cosa è uguale? A 3 quarti per meno un mezzo al quadrato, che è uguale a un quarto, poi meno un mezzo meno un terzo per meno un mezzo al cubo, che è uguale a meno un ottavo. Questo significa 3 quarti per un quarto fa 3 sedicesimi. Meno un mezzo, meno per meno, più un ventiquattresimo, uguale. Allora, siccome il minimo comune multiplo è 48, qua abbiamo 48 diviso 16 per 3, che fa 9, meno 48 diviso 2, che fa 24, più 48 diviso 24, che fa 2, per 1, 2. Uguale, e dunque 9, 2, 11, 24 meno 11 farebbe 13, quindi meno 13 quarantottesimi. Allora riepiloghiamo, fi di 2 era un calcolo molto più semplice, ci era venuto 7 terzi, fi di meno un mezzo ci è venuto meno 13 quarantottesimi. Allora l'integrale da meno un mezzo a 2 di 3 mezzi x più 1 meno x quadro in dx, a che cosa è uguale? Alla primitiva, che è 3 quarti x quadro più x meno un terzo x cubo, da meno un mezzo a 2, cioè fi di 2 meno fi di un mezzo. Chiaro? Meno fi di meno un mezzo. Fi di 2 7 terzi, fi di meno un mezzo è meno 13 quarantottesimi, quindi più 13 quarantottesimi. 7 terzi più 13 quarantottesimi fa 125 quarantottesimi. L'area che avevamo visto prima, cioè quest'area qui, è pari a 125 quarantottesimi, e non ha importanza che questo pezzettino non sia sul primo quadrante. Come abbiamo detto, in generale è l'area della curva che sta prima meno la curva che sta dopo. Ecco, concludiamo con un esempio, concludiamo con un esempio molto istruttivo, che è il segmento parabolico.
concludiamo con un esempio molto istruttivo, che è quello del segmento parabolico. Praticamente il segmento parabolico era già stato studiato da Archimede. Ecco, questo, infatti, a questo esempio ci tengo particolarmente, perché io desidero sempre farti vedere la genialità della filosofia e della matematica greca. Con gli integrali abbiamo provato rigorosamente il teorema di Archimede, ma il teorema di Archimede sul segmento parabolico sussiste da millenni prima che sia stato dimostrato con il calcolo integrale in forma moderna. Ecco, vediamo cosa, impostiamo il problema, poi enunciamo il teorema sul segmento parabolico, l'area del segmento parabolico. Allora, consideriamo una parabola. Una parabola, per semplicità, con la concavità rivolta verso l'alto e che abbia il vertice nell'origine. Allora, praticamente il caso più semplice. Praticamente noi intercettiamo, stacchiamo su questa parabola una porzione con una retta parallela all'asse x. Ammettiamo che l'equazione della parabola, ammettiamo che l'equazione della parabola sia y uguale a x quadro, vedi, perché è una parabola col vertice nell'origine e con la concavità rivolta verso l'alto. La retta con cui, la retta orizzontale, cioè parallela all'asse x con cui stacchiamo il segmento parabolico, ad esempio, sia questa. Vedi, la retta R di equazione y uguale k parallela all'asse x. Che cos'è il segmento parabolico? Il segmento parabolico è la porzione di piano che io adesso ombreggio. Diciamo, se vuoi, A e B, le intersezioni di questa retta con questa parabola, e la parabola, quindi questo valore qua sarà k, così come questo sarà meno k. L'ascissa del punto A è meno k, l'ascissa del punto B sarà k. Per segmento parabolico si intende questa porzione di piano, cioè la porzione di piano racchiusa fra la retta di equazione y uguale k e la parabola di equazione y uguale a x quadro. Allora, se io voglio calcolare l'area di questa porzione di piano, che cosa devo fare? L'integrale definito da meno k a k, perché x varia da qua a qua, dell'equazione della retta meno l'equazione della parabola. Attenzione, perché la retta, errore imperdonabile, l'equazione della retta non è y uguale k, ma è un'altra cosa, perché k è questo valore qua, vedi, è l'ascissa del punto B. Quindi qual è questo punto? Il punto B, che ordinata ha? Vedi, il punto B ha ascissa k, ordinata evidentemente a k quadro, perché se io do a x il valore k, qualunque sia questo k, l'ordinata è a k quadro, chiaro? Quindi l'equazione della retta è a k quadro, non è k, k è questo valore qui, k, chiaro? Tutto questo. Allora, l'equazione, vedi, in questo caso, come nel caso precedente, dobbiamo fare l'equazione, la retta meno la parabola, perché nell'intervallo di interesse fra i punti A e B, vedi che la retta sovrasta la parabola, la retta sta più su e la parabola sta più giù, quindi l'equazione della retta meno l'equazione della parabola. L'equazione della retta è ak quadro, come abbiamo appena detto, l'equazione della parabola è ax quadro. In dx, chiaramente, no? Attenzione, quant'è questa integrale? Dunque, possiamo fare il simbolismo fra parentesi quadre, no? Da meno k a k della primitiva. Attenzione, perché guarda che ak quadro è una quantità costante, quindi l'integrale di ak quadro in dx è ak quadro per x, e basta, ci siamo, perché è come se fosse l'integrale di k in dx che è kx. E l'integrale indefinito, quindi qui abbiamo a k quadro x meno l'integrale di ax quadro, invece un terzo a x cubo, chiaro? Da meno k a k.
Ecco, vediamo quanto viene questo integrale. Allora, a k quadro per x, quindi diamo prima k il valore x. Sì, quindi abbiamo a k cubo, perché a k quadro per k fa a k cubo, meno un terzo a k cubo. Chiaro? Meno, meglio aprire la parentesi perché sennò sbagliamo nei segni. Dunque, diamo ora x il valore meno k, a k quadro per meno k fa meno a k cubo, chiaro? E così come qua meno un terzo a meno k al cubo fa sempre meno k cubo, quindi più k cubo. Ci siamo? Cioè a k cubo meno un terzo a k cubo più a k cubo meno un terzo a k cubo uguale. Allora, a k cubo allora, qui abbiamo quindi questo a k cubo che si somma con questo e quindi abbiamo 2 a k cubo. Poi, meno un terzo a k cubo meno un terzo a k cubo fa meno 2 terzi a k cubo. Che cosa significa, essendo simili? 2 meno 2 terzi a k cubo. Per fare 2 meno 2 terzi al di là del numero misto puoi scrivere 6 terzi meno 2 terzi, che fa 4 terzi a k cubo. Allora, il risultato, l'area del segmento parabolico è 4 terzi a k cubo, ma questo 4 terzi a k cubo, lo sai, scriviamolo così, 2 terzi per 2 a k cubo. Vero che si può scrivere così, non c'è trucco e non c'è inganno. 4 terzi io semplicemente te l'ho scritto come 2 terzi per 2. Direi tu perché? Appunto per dimostrare il teorema del segmento parabolico, per dimostrare il teorema di Archimede. Perché vedi che questo valore qua, l'area del segmento parabolico è 2 terzi di questo valore qua. Ma questo valore qua, 2a k cubo, guarda che cos'è. Dalla figura si vede subito. Riprendiamo la figura. Vedi il triangolo AB, diciamo poi A'B'? Lo vedi? Il rettangolo, pardon. Questo si chiama rettangolo circoscritto al segmento parabolico. Quindi il rettangolo costruito proprio sulla retta che ha individuato il segmento parabolico. Il rettangolo circoscritto, e che poi con l'altro lato è tangente al vertice della parabola. Vedi? Qual è l'area di questo rettangolo circoscritto, del rettangolo AB che in figura vedi indicato con AB, A'B'? Allora, l'altezza di questo triangolo è l'ordinata della retta, vedi che è AK quadro? La base di questo triangolo non è 2K, perché K è questo e meno K è quest'altro, quindi l'intera base è 2K. L'area del rettangolo circoscritto, quindi quant'è? 2K per AK quadro. Ma 2K per AK quadro non fa 2AK cubo. Ecco che abbiamo scoperto questo 2AK cubo e questo ti fa capire perché te l'ho fatto isolare qua. Questa è l'area del rettangolo circoscritto, area del rettangolo circoscritto. Ci siamo? Ecco, vedi, nello spazio di una video lezione abbiamo potuto fare soltanto pochissimi esempi, però abbiamo dimostrato un teorema molto importante, il teorema del segmento parabolico che Archimede aveva scoperto millenni prima, più di un millennio prima del calcolo differenziale. Cioè, praticamente, noi ti ho fatto vedere che l'area di un segmento parabolico è pari ai 2 terzi del rettangolo circoscritto al segmento parabolico stesso. Questo è uno dei bellissimi, dei geniali risultati che la geometria greca ci aveva offerto, praticamente anticipando di secoli quello che sarebbe stato il futuro sviluppo della matematica. Bello, no? Arrivederci.